dovete assolutamente utilizzare il pannello della chat in qualsiasi momento e riportare al suo interno tutte le domande senza alcuna esitazione. In chiusura di webinar abbiamo preparato una sorpresa per voi, ossia un quiz finale. Sarete contentissimi di questa cosa. Sono 5-6 domande a scelta multipla che vi proporremo in chiusura, del tutto in forma anonima e facoltativa, però avremo veramente piacere di confrontarci con voi, sfidarci un po' su questo piccolo quiz. Ultime informazioni: il webinar tra pochi istanti verrà registrato, la registrazione sarà disponibile per tutti quanti voi in qualsiasi momento nei prossimi giorni nella sezione archivio webinar di Professionisti in Rete, così come la presentazione in formato PDF sarà scaricabile. Ultima nota importante: oggi inizia un percorso formativo di 3 tappe sulla progettazione di data center che proseguirà il 13 di ottobre e si concluderà il 27 di ottobre, sempre alla stessa ora. Vi invito fin da ora ad iscrivervi ai prossimi appuntamenti nel caso in cui non l'abbiate già fatto. Vi ricordo anche che il percorso formativo è stato accreditato presso il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e darà diritto all'ottenimento di 9 CFP. La cosa fondamentale è assicurare una partecipazione complessiva che sia pari a almeno l'80% della durata del percorso. Detto questo, mi taccio e veramente posso passare la parola ad Antonio per vedere insieme l'agenda del webinar. Grazie Antonio e grazie a tutti. Grazie Patrizio. Allora, ecco l'agenda che insomma evidenzia un po' le tematiche che vorrei affrontare durante queste 2 ore. L'idea è partire dal tema legato agli standard di riferimento per il mondo data center. Chi conosce un po' questo settore può testimoniare il fatto che effettivamente negli ultimi anni si sono sviluppati tantissimi standard, tantissime linee guida. Si è partito dai famosi TE standard dell'Uptime Institute che sono nati a fine degli anni 90, qualcuno di voi potrà aver sentito parlare e comunque ne parleremo approfonditamente in questo webinar, e l'Uptime Institute è stato un po' il capostipite. Da lì poi, in linea anche con la crescita che c'è stata rispetto a questo tipo di settore, sono nate tantissimi altri standard, tantissime altre linee guida. Quindi sicuramente è importante dare una panoramica generale per capire innanzitutto quali sono appunto i principali riferimenti sul mercato. Come vi anticipavo, faremo un focus particolare sul tema dei tier standard, poi inizieremo a parlare un po' di efficienza energetica, mi focalizzerò sulla metrica del PUE, PUE, e darò qualche cenno anche su qualche altro standard di riferimento. Poi inizierò un po' a entrare nel vivo di alcune tematiche che sono anch'esse legate, diciamo, al tema dell'efficienza energetica e della sostenibilità. Parlerò ad esempio di strumenti per la gestione ambientale, la gestione dell'energia, l'importanza di seguire approcci modulari e scalabili, l'importanza di soluzioni di contenimento termico, le linee guida termicromediche principali, il free cooling, qualche spunto anche su quelle possono essere soluzioni prefabbricate per i data center. Anche questo, diciamo, è un trend significativo che stiamo vedendo a livello internazionale ma anche a livello nazionale, un focus su sistemi di monitoraggio e gestione. Come Schneider Electric noi siamo convinti che la strada verso la sostenibilità e verso l'efficienza passi anche verso l'utilizzo di strumenti avanzati per la gestione di un data center, strumenti che possano accompagnare data center durante il suo intero ciclo di vita, aiutando gli operatori a fare le scelte giuste, evitare errori umani, evitare appunto di compromettere appunto quella che è l'affidabilità della soluzione. E poi per finire vi darò un paio di tool di supporto che possono essere utili per voi e che sono accessibili a tutti. Linee guida e standard internazionali. Allora, come vi anticipavo, a livello internazionale c'è tantissimo da questo punto di vista. Fondamentalmente ho cercato
per la preparazione di questo webinar di creare, diciamo, una classificazione tra questi standard e queste linee guida, quantomeno per aiutare un po' ad orientarsi. Per primo vorrei citare il fatto che esistono tantissime linee guida internazionali best practice che sono state definite da organizzazioni commerciali terze. Prima ho citato l'ATM Institute, che è stato un po' il capostipite, e sono, come appena detto, organizzazioni che hanno ovviamente un fine puramente commerciale. Ad esempio, l'ATM Institute ha definito i TS standard e il suo business nasce proprio dall'erogazione di servizi di certificazione e dai servizi di formazione. Queste sono linee guida tipicamente non obbligatorie, sono informative, quindi ciascuno può scegliere se seguirle o non seguirle, se intraprendere un percorso formale di certificazione o non intraprendere un percorso formale di certificazione. Può essere comunque utile conoscere, perché in qualche modo rappresentano un riferimento importante e riconosciuto nell'ambito appunto del settore delle infrastrutture fisiche di data center. Poi ci sono diversi standard internazionali che sono definiti da organizzazioni no profit, ad esempio l'ISC e l'ISO. Molti di questi sono obbligatori, ne farò vedere qualcuno in questo webinar. Quindi la differenza è che adesso entriamo, diciamo, nell'ambito di standard che bisogna invece necessariamente rispettare. E molti di questi standard internazionali diventano normative locali, e quindi a maggior ragione la cui conformità è obbligatoria. Per finire, ci sono delle direttive, ad esempio direttive a livello dell'Unione Europea, anch'esse a tutti gli effetti rappresentano delle leggi. Faccio esempio, la direttiva Eco Design rappresenta in qualche modo qualcosa che bisogna necessariamente rispettare. Adesso scendiamo poco più nel dettaglio, sempre nell'ottica di aiutare ad orientarsi. Qua inizio a citare alcuni standard e linee guida. Ad esempio cito alcune normative e regolamentazioni nazionali, ad esempio nel momento in cui ci si connette alla rete di media tensione, alta tensione. Qua vedete citate normative americane, inglesi, cinesi e quant'altro. Queste sono obbligatorie. Poi ci sono standard e linee guida dedicati ai data center, ad esempio quelle definite dalla TIA, la TIA 942, farò vedere qualcosa, le N, ad esempio la 50600, e anche questa farò vedere brevemente, e quant'altro. Alcuni di questi standard sono legati alle performance, ad esempio prima ho citato la ATM Institute, cioè basato sulle performance, in questo caso legate all'affidabilità, cioè la ATM Institute certifica che il livello di affidabilità è tale per cui, ad esempio, il data center è full tolerant, quindi è una certificazione basata sulle performance e non su una checklist. Ne parleremo. Qua cito anche la SHRAE, la LEED, l'Eurovent, tutte queste sono basate sul raggiungimento delle performance. Poi ci sono degli standard legati ai prodotti utilizzati e gli standard legati alle installazioni elettriche, e per finire ci sono gli standard legati alla cyber security, non ne parleremo in questo webinar. Cerchiamo di orientarci un po' meglio. Con questa slide ho cercato in qualche modo di semplificare e racchiudere gli standard che ho evidenziato in precedenza per classificarli un po' meglio. Allora, ipotizziamo che questo blocco rappresenta il nostro data center. Dal momento in cui ci colleghi a media tensione, abbiamo tutta una serie di standard e normative a cui dobbiamo sottostare, e qua ne vedete citate alcune. Poi abbiamo standard normative legate ai quadri di media tensione e alta tensione, poi abbiamo gli standard di prodotto legati ai trasformatori, vedete qua citato anche tra l'altro l'Eco Design, poi abbiamo standard legati ai componenti in bassa tensione, poi abbiamo tutta una serie di standard legati al condizionamento, qua ne vedete citati due e ne parlerò in questo webinar, innanzitutto c'è il Technical Committee 9.9 della SHRAE, ne parleremo, e poi c'è la SHRAE 90.4 legata all'efficienza energetica, quindi vi darò un focus anche su questi due. Abbiamo poi la normativa di prodotto legata a UPS, la SI62040, abbiamo una serie di standard legati alla connessione verso gli apparati IT, per esempio la SI60309 e la SI60320, no? Che definiscono ad esempio il tipo di prese da utilizzare nel momento in cui ci si connette agli armadi informatici e quant'altro.
Qua vedete citata l'ISI 60364 che rappresenta la normativa per le installazioni in bassa tensione e mette insieme, se vogliamo, tutti questi componenti. Detto questo, poi ci sono invece gli standard complessivi che guardano l'intera architettura, che guardano l'intero progetto. Uno di questi è l'ATAM Institute con i suoi due standard, che appunto guarda la totalità del progetto, la totalità del data center e cerca di verificare quanto questo progetto sia affidabile o meno. Analogamente c'è il TIA 942, anche questo guarda la totalità del progetto. Poi c'è la BXI, molto simile, c'è l'EN 50600, anche questa guarda la totalità del progetto, e poi ci sono tutta una serie di direttive legate soprattutto alla sostenibilità. Adesso entriamo un po' più nel dettaglio, quindi dopo questa panoramica generale cerchiamo di entrare un po' più nel dettaglio e entriamo nel vivo di quelli che sono i tier standard definiti dall'Uptime Institute. Come anticipavo, darò un'attenzione particolare a questi tier standard perché fondamentalmente sono quelli che sono nati per primi. Sono diventati un riferimento anche per tutti gli altri, perché vedete che la TIA si ispira ai TIA standard, la BXI si ispira ai TIA standard, l'EN 50600 si ispira ai TIA standard, quindi è stata un po' la capostipite, e ad oggi possiamo dire che è quella più diffusa, la normativa più diffusa a livello globale, perché è molto diffusa sia in Nord America, in Europa, in Asia e quant'altro. Oggi possiamo dire che ci sono più di 1700 data center certificati secondo i TIA standard. Come vi dicevo, l'Uptime Institute è un ente che ha una finalità commerciale e fa business erogando certificazioni ed erogando formazione. Quindi è un ente che ha un approccio, come dire, centralizzato, tra virgolette, nel senso che è un ente che ha definito i suoi standard, e questi standard sono diventati un riferimento di mercato, e si ha proprio il diritto anche di erogare queste certificazioni. Quindi è l'unico che può erogare certificazioni legate a TIA standard. Non esistono altri enti terzi che possono erogare questo tipo di certificazione. I TIA standard sono questi quattro che vedete. Adesso entrerò un po' nel dettaglio. Allora, Tier 1 fondamentalmente è associato ad un data center progettato per erogare la capacità necessaria al carico informatico, quello che viene chiamato anche Basic Capacity Data Center. Basic Capacity Data Center può sembrare una banalità, ma in realtà non lo è, nel senso che spesso troviamo anche delle infrastrutture fisiche che non sono opportunamente dimensionate per supportare la capacità IT, magari in un caso peggiore, quando fuori si raggiunge il picco di temperatura e quant'altro. Quindi non è così scontato neanche dimensionare un'infrastruttura fisica adeguatamente rispetto alla capacità richiesta del carico IT in tutte le condizioni, nelle condizioni più favorevoli e nelle condizioni più sfavorevoli. Vedete che per un data center Tier 1 è sufficiente avere un percorso di distribuzione, non servono percorsi di distribuzione multipli, non è richiesto il fatto di continuare l'esercizio in casi di manutenzione. Quindi, se io devo fare manutenzione su un data center Tier 1, inevitabilmente avrò un fermo, non è richiesta la tolleranza al guasto. Adesso passiamo al Tier 2. Tier 2 inizia a introdurre un elemento di ridondanza su quelli che vengono definiti capacity component. Quindi inizio ad avere un po' di ridondanza. Su quali componenti? Beh, sui UPS, sui condizionatori, gruppi frigoriferi, sulle pompe di circolazione, quindi su quelli che vengono definiti capacity components. Devo avere almeno un N più 1, quindi sicuramente inizio ad essere un po' più robusto rispetto al tier 1. I percorsi di distribuzione però sono ancora singoli, anche qua non devo avere due percorsi elettrici, due percorsi meccanici e quant'altro. Che vuol dire? Che se io devo fare manutenzione, magari se la devo fare sull'UPS non avrò un fermo perché ho un N più 1, se la devo fare su un condizionatore non avrò un fermo perché ho un N più 1, però se la devo fare su una tubazione potrei dover avere un fermo, se la devo fare su un cavo elettrico potrei dover avere un fermo. Quindi diciamo che non tutti i casi di manutenzione sono gestibili da un'architettura Tier 2. Adesso invece passiamo a un'architettura Tier 3. L'architettura Tier 3 introduce un altro elemento, cioè la concurrent maintainability. Quindi un'architettura Tier 3 viene in qualche modo definita come un'architettura concurrently maintainable.
Cosa vuol dire? Che per avere un data center tier 3 io devo poter effettuare manutenzione su qualunque componente dell'infrastruttura, che sia una valvola, che sia un cavo, che sia un quadro elettrico, che sia un condizionatore, che sia un UPS, senza che questo comporti un disservizio. Parliamo di manutenzione programmata. Quindi ripeto, io devo poter effettuare qualunque tipo di manutenzione programmata su qualunque elemento dell'infrastruttura senza che questo comporti un fermo. Okay. Per ottenere la concurrent maintainability, di cosa ho bisogno? Beh, sicuramente devo avere l'N più 1 sui capacity component, quindi devo avere N più 1 UPS, N più 1 condizionatori, N più 1 gruppi elettrogeni, N più 1 pompe di circolazione, e devo avere anche almeno due percorsi di distribuzione. Non è necessario che siano tutti e due attivi, posso tenerlo anche uno in stand-by normalmente, perché parliamo di manutenzione programmata, però li devo avere, perché altrimenti rischio di avere dei colli di bottiglia. Per finire, il tier 4. Quindi il tier 4 rappresenta il data center con maggiore livello di affidabilità. Rappresenta un data center fault tolerant. Cosa vuol dire? Che è un data center che deve essere in grado di gestire qualunque tipo di fault, qualunque tipo di guasto, senza che questo comporti un disservizio sul mio carico critico, sul mondo informatico. Poche eccezioni sono le tollerate, ad esempio se ho un incendio sopra l'armadio informatico, beh, là non ci posso fare niente, ho il sistema antincendio, però ci può essere un fermo. Però a parte pochissime eccezioni, come quella che ho dato, in realtà qualunque tipo di fault deve essere gestito. Ho una perdita, la devo isolare in maniera automatica e evitare che si possa propagare e possa avere un disservizio. Posso avere un incendio su uno dei percorsi di distribuzione? Beh, non si deve propagare evitando che si possa avere un disservizio. Ovviamente un tier 4 deve fare in modo che dopo qualunque fallimento mantenga ancora la capacità necessaria al mio data center, chiamiamola N, vedete? Quindi dopo qualunque fallimento la mia capacità N richiesta al carico informato deve essere ancora disponibile. I due percorsi di alimentazione devono essere tipicamente simultaneamente attivi.